Antonio Laforgia, già sindaco di Bari e parlamentare per 5 legislature, è stato a lungo presidente di Confartigianato, associazione da lui fondata. Deceduto a fine marzo all'età di 84 anni, mai scomparso però dalla memoria dei baresi e dei politici locali. Un uomo forte e determinato, sicuro delle proprie idee e vicino alla gente e ai lavoratori. La storia, la vita di Antonio Laforgia è divenuta anche un libro scritto da Franco Bastiani. Ma è un ricordo abbastanza bello, significativo. Posso dire che quale collaboratore dell'onorevole Laforgia, uno dei tanti, perché il nostro presidente si occupava di tanti settori, di tante attività e per ciascuna di queste aveva un pool di collaboratori. Io ero uno di questi. Posso dire che mi ha dimostrato come si fa il deputato in un momento in cui la situazione politica nel nostro paese era diversa da quella attuale. Presidente Laforgia si interessava dei problemi più vasti, si è interessato principalmente di artigianato, ma non solo, si è interessato di previdenza, di cooperazione, di formazione professionale, di credito agevolato alle imprese. Insomma, un deputato che sapeva di dover rispondere agli elettori, secondo le varie esigenze che gli elettori, il popolo manifesta. Un parlamentare attivo. Tutto tondo, nel senso più ampio della parola. Dagli anni 70 ad oggi la città di Bari, secondo lei, com'è cambiata, dato che appunto negli anni 70 era sindaco l'onorevole Laforgia? Beh, io devo dire che attualmente gli amministratori ce la stanno mettendo tutta per dare risposte esaurienti alle molteplici e crescenti esigenze della popolazione. L'onorevole Laforgia aveva in mente di fare cose che poi gli è stato possibile fare nella sua qualità di sottosegretario ai lavori pubblici, la circonvallazione, i diversi ponti che si sono avuti a Ruvo di Puglia, a Palo del Colle, ed era un uomo, questo voglio dirlo, che non si limitava alla sola gestione degli adempimenti amministrativi, si recava personalmente sui cantieri per verificare la tenuta dei lavori, per verificare l'andamento dei lavori. Un'ultima domanda in chiusura: lei come pensa che avrebbe risposto alla situazione politica attuale dell'onorevole Laforgia, dato che comunque ormai, e forse anche negli ultimi mesi, anche dai mesi della sua morte, è cambiata molto la scena politica? Senta, aveva delle perplessità sin da quando era in carica. Le voglio dire questo, l'ho citato anche nel libro. Tangentopoli era ancora molto lontana, ma lui aveva intuito una certa difficoltà dei partiti a rispondere alle esigenze dell'elettorato e spesso ripeteva per la Democrazia Cristiana, partito nel quale aveva esordito come candidato al Parlamento, partito al quale era legato da profondi sentimenti, in quanto lui riveniva anche dall'Azione Cattolica, diceva sempre questo partito, riferendosi alla Democrazia Cristiana, non ha futuro e Tangentopoli era ancora molto lontana.